la parte centrale. Ti faccio vedere la ricetta del semifreddo al caffè, come nel mio canale si usa fare, nella maniera più semplice possibile, sporcando il meno possibile, per quanto possibile, perché i dolci. Per prima cosa si fa il condimento al caffè. Potete usare un caffè liofilizzato, potete usare un caffè, quelli molto ristretti se avete la moca, quella cialde in casa, quella elettrica, io non ce l'ho e quindi uso il liofilizzato, comodissimo. 3 cucchiai rasi di liofilizzato, questo è anche decaffeinato. E non esagerate con i liofilizzati perché sono forti, 3 così, ma non strapieni, anche il cucchiaio non è grandissimo. Questa è una moca di caffè da 3, è ancora caldo, ne metto dentro la metà, l'altra metà caffettiera la metto in un piatto che ci serve dopo. Zucchero normale, 60 grammi, potete arrivare fino ad 80 se vi piace la roba dolcissima, però 60 secondo me bastano e avanzano. Vaniglia facoltativa, però ci sta benissimo, estratto di vaniglia, ma usate il tipo di vaniglia che preferite. Mischiare un paio di minuti finché non sarà sciolto lo zucchero, e anche se non è sciolto proprio perfettamente non importa, però se è sciolto bene è meglio. Il caffè che ho messo nel piatto, che poi ci servirà per bagnare i biscotti, lo allungo con altrettanta acqua, ma anche un po' di più, senza problemi, potete usare anche il latte se volete, e ci metto anche un tappo di rum, oppure liquore al caffè o il liquore che preferite. Questa puccia al caffè qui ci serve per pucciare, per bagnare dopo i biscotti. Non ho messo lo zucchero perché voglio creare il contrasto tra la crema dolce e i biscotti, che comunque sono già un po' dolci, con una bagna un pochino senza zucchero, così si sentirà un po' la differenza, altrimenti tutto dolce facciamo su una pasticceria. 400, che 500 se vi avanza, ml di panna, questa è panna vegetale, è già zuccherata, la trovate fuori dai frigoriferi nei supermercati dove c'è il latte a lunga scadenza, guardate sopra lì nell'angolino, c'è marca, è la Opla, ma ci sono anche altre marche, adesso questa qui, io ho preso questa qua, l'ho fatta anche fredda di frigo, l'ho messa in frigo, ma non è essenziale che sia fredda di frigo, ed è già zuccherata. Se per caso volete usare la panna liquida classica, non è zuccherata, quindi dovete aggiungerci 2 cucchiai di zucchero a velo. Montare la panna. Panna montata, non montatissima, montata. 250 grammi di mascarpone, ripeto quella cosa della panna, io ho messo 400 ml di panna vegetale che è già zuccherata, se usate la panna fresca classica dovete aggiungergli anche 2 cucchiai di zucchero a velo perché non è zuccherata. E aggiungo anche il mio sciroppo zuccheroso al caffè, molto, c'è ancora un po' di zucchero sul fondo, fa niente. Ah, per motivi di regia io ho usato una bacinella piccolina per farvi vedere bene, però voi prendete un bidone più grosso perché sennò fate fatica. Sporco tutto il tavolo. Aspetta a te dar la colpa a me. Guardate che bella cremona che è venuta fuori, spettacolo. Prendete uno stampo, io userò questo qua del plum cake, ma va bene anche rotondo, quadrato, qualsiasi stampo volete usare. Io non sono un amante della pellicola, lo sapete, la uso molto raramente. Questo è uno di quei rari casi in cui è utile. Non dico indispensabile perché si può usare anche la carta forno, però la pellicola è più comoda e quindi userò foderare il contenitore con della carta di plastica, una pellicola. Foderato bene lo stampo, faccio uno strato alto circa 1 centimetro con la mia crema di caffè. Come la chiamo? Crema di caffè, sì. Mousse di caffè. Pasticcio di caffè. La stendete un po', raggiungendo tutti gli angolini possibili. Biscotti savoiardi da battaglia, va bene anche i pavesini. Se usate i savoiardi, li tagliate a metà. Se invece usate i pavesini, vanno bene così come sono. Naturalmente se usate uno stampo rotondo non c'è bisogno di tagliarli. Li metto al centro della crema. Non bagnateli troppo e attenzione perché questi bevono a 100 all'ora. Appena una pucciatina e li mettiamo al centro lasciando spazio a destra e a sinistra perché dopo dobbiamo riempirlo con la crema. Così questi resteranno al centro del semifreddo. Coprire i biscotti con un altro strato, circa 1 centimetro, come prima, 1 centimetro, 1,5 centimetri, di crema al caffè. Granella di cioccolato, va bene anche le scaglie, se avete un pezzo di fondente gli date 4 coltellate e fate le scagliette e facciamo uno strato di cioccolato. O gocce, si chiamano anche gocce di cioccolato, possono essere anche più grosse di così, mettete quelle che trovate. Finire di riempire lo stampo
con la crema al caffè, restando un mezzo centimetro sotto il bordo. Quasi pieno di crema, gli diamo 4 colpi che si acquatta per bene, sacco a poche con una bocchetta a stellina che ci servirà dopo, ci mettiamo dentro la crema che abbiamo avanzato. Attenzione, sacco a poche, questo odiato, ti odiano, sacco a poche. Lo piegate così, come quando si gira un calzino, una mutanda, gli mettete sotto la mano così, in mezzo c'è il buco. Cucchiaio, spatolina, Marisa, come cavolo si chiama questo attrezzo qua, mettiamo dentro la panna, così vedete? La parte fuori resta pulita, la parte dentro resta sporca, così non facciamo su casini per riempirlo. Si vede? Non sembra, ma questa qui è una cosa che tutti quanti fanno su un casino pazzesco. Poi tiriamo sui bordi, facciamo cadere la panna, la crema, quello che l'è, in fondo, 2 giri, senza pressarlo. Adesso la panna qui, la crema è tutta in mezzo, piego sotto qui, piego sotto là e appoggiamo in frigorifero normale. Il savoiardo è la misura giusta per questo tipo qui di contenitore, quindi non lo taglio, non gli faccio modifiche, lo inzuppo appena appena, senza esagerare. Parto bene dall'inizio e riempio tutta la pirofilina, qui il contenitore. Io di plastica avevo fatto 2 strati, quindi adesso ho un parecchio bordo che mi avanza, quindi giro la plastica sopra i biscotti, chiudo di qui, chiudo di là, a fazzoletto, lo schiaccio un pochino, gli do 4 colpi e abbiamo finito di lavorare. Adesso va messo in congelatore, che gli fate fare almeno 4 ore o che gli fate fare 24 ore o 48, non cambia nulla, mettetelo dentro e basta. Noi ci si vede domani, faccio fare 24 ore. Il mio semifreddo si è fatto 20 ore di congelatore, ne bastavano 4, 5, ma ne ha fatte 20, male non gli fa. Adesso è ora di aprirlo, io non vedo l'ora perché stamattina mi sono alzato un po' storto, invece adesso che l'ho visto mi sono un po' ripigliato e so già che nel corso della giornata questo qui un po' alla volta finirà. Un po' di tempistiche, io l'ho tirato fuori dal congelatore 10 minuti fa, non di più. Adesso tiriamo via le pellicole, facciamo spazio per bene, prendiamo un piatto, noi lo mettiamo sopra e lo capottiamo via il contenitore e guardiamo com'è. Oh, però è venuto bene, via anche la pellicola. Finché è ancora congelato, con una spatolina dal basso verso l'alto, da destra verso sinistra o al contrario, gli date una lisciata, un po' come fanno i muratori quando fanno l'intonaco alle pareti, per tirar via tutti i segni della plastica. Dopo qualche secondo si scioglierà un pochino la parte esterna e quindi diventerà liscio. Poi decidete voi, con la plastica così viene tipo intonaco civile, se invece lo volete tipo gesso usate una spatola d'acciaio. Vedete voi la rifinitura che preferite. Ecco, anche sopra, ecco, bello rustico, lo lascio così, un po' rovidone, che mi piace. Ho recuperato in frigorifero il mio sacco a poche che avevo preparato ieri e adesso faccio dei piccoli fiocchetti intorno al bordo per coprirlo un po' e magari si avanza un po' di crema anche sopra. Ho avanzato ancora un pochino di crema e quindi gli faccio anche una riga sopra. Per andare dritto sopra, perché la voglio fare al centro, faccio prima una sottile linea con un coltello lungo, così dopo non vado storto, perché sennò incomincio, poi vado a banana e finisco tutto storto. Invece vado una righetta, così la seguo e vado dritto. Naturalmente, se poi volete anche fargli degli sbruffi bianchi con della panna montata, ne tenete via un po' da parte dal giorno prima, ma adesso io userò anche un'altra cosa. Per creare un contrasto di colore, perché qui è tutto color caffè, metto giù delle piccole meringhette, va bene qualsiasi cosa, trovate magari nel reparto pasticceria del supermercato, e mettete giù una cosa del colore diverso, così è più bello da vedere. Poi se volete farlo tutto color caffè, fatelo tutto color caffè. Intorno, per simulare il caffè, metto delle chicche di cioccolato rotonde, oppure vendono anche i chicchi di caffè finti di cioccolato, e li metto nei bordi intorno, con un po' di pazienza, perché la mia mamma mi ha fatto delle mani enormi, ci vuole porto d'armi con quelle mani qua, e le metto intorno come meglio possibile, ma naturalmente la decorazione la potete fare come volete, potete anche farla qualche ora prima e poi rimettete tutta la torta in congelatore, così si mantiene bella e fresca. Gabriele, ma quanto tempo bisogna tirarla fuori, prima, dopo, durante? Allora, io questa qui l'ho tirata fuori circa 45 minuti, un'ora
fa il tempo di fargli la decorazione, le riprese, le fotografie, tutte quelle cose lì, quindi è passata quasi un'ora. Io vi consiglio di tirarla fuori circa un'ora prima di mangiarla, oppure la tirate fuori prima 5 minuti, la decorate, poi la rimettete dentro, la lasciate lì pronta, quando la dovete mangiare, almeno ce l'avete pronta, 40 minuti prima, tirate fuori e la mangiate. Se poi la volete molle molle, la tirate fuori anche 2 ore prima, ma secondo me un'ora è perfetta. Anche perché se è ancora un po' duretta, ora che la tagliate, la mettete nel piattino e ci mettete sopra 2 cioccolatini, eccetera, eccetera, e dopo si diventa molle. Eccola qua, signori. Perfetta. Il biscotto che ho messo al centro è importante perché renderà la parte centrale della stessa morbidezza di quella esterna. E renderà le cose molto più semplici, non farà, diciamo, l'effetto mappazzone di ghiaccio e potrete tagliarla anche un po' più fredda senza distruggerla completamente. Guardate che bella che è. Il cioccolato, il biscotto. Vedete? Qui c'è il biscotto gelato, strato di cioccolato, gelato, biscotto ed è un insieme perfetto, fantastico. Ho avanzato un po' di crema, che fai? Non gliela metti su? Io direi che 2 bei ciuffettoni, anzi 3, di crema ci stanno una meraviglia e secondo me ci stanno molto bene anche 2 meringhette che sono avanzate. Che fai? Non gliele metti? 1, 2 e 3. E 2 chicche di cioccolato, che fai? Non gliele vuoi mettere a far compagnia alle meringhette? E gliele metto sì. Faccio schifo. Oh, oh. La parte col biscotto poi è qualcosa di incredibile, con il croccante del cioccolato, la merenghina lì. No, ma fammi assaggiare anche le goccioline di cioccolato, metti tutto insieme. No. Va bene. Ma stai registrando? Dai, fai assaggiare.